Diamo la parola alla dottoressa Michela Morbini, che ci parlerà appunto di questo studio che lei coordina eh, per conto del, dell'Istituto Neurologico Besta eh, che è uno, un, uno studio, un progetto strategico che coinvolge molti istituti di ricovere e cura e molte strutture sanitarie in Italia. Io credo che noi dovremmo restituire la sala fra un quarto d'ora, quindi eh, Massimo, grazie. Farò del mio meglio. Eh, grazie, eh, sono qui in rappresentanza del coordinatore del progetto che è il dottor Tagliavini e vi parlerò della struttura e della coordinazione di questo eh, progetto, eh, che appunto era volto alla uh, malattia di Alzheimer. In cui nel titolo ci sono già gli obiettivi principali: lo sviluppo e la validazione di un protocollo multifattoriale per la diagnosi e il monitoraggio delle fasi precoci di malattia, e la possibile e la valutazione delle implicazioni assistenziali che ha questo tipo di protocollo nel trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale nella pratica clinica. Il progetto è iniziato il 1 gennaio del 2009 e terminerà il 31-12-2011, quindi la maggior parte delle unità operative stanno producendo febrilmente i dati come accade sempre nell'ultimo mese in cui si devono tirare le fila e il progetto parte sostanzialmente da alcuni fatti, cioè noi abbiamo una serie di marker che possiamo definire basali per fare la diagnosi di Alzheimer o per predirne la conversione, che sono clinici, radiologici o laboratoristici. Ci sono poi una serie di marker avanzati eh, che sono sempre appunto clinici, radiologici o ehm, laboratoristici che però non sono attualmente nella, utilizzati nella pratica clinica. Tuttavia, nonostante questo, non ci sono procedure standardizzate per la raccolta e la misura di qualsiasi marker basale, ogni, quasi ogni laboratorio fa le cose un po' a modo suo e questo ne ostacola e talora ne invalida l'applicazione clinica, e dall'altra parte, l'accuratezza diagnostica e la predittività dei marcatori avanzati è ancora tutta da valutare. Quindi, abbiamo disegnato questo progetto che aveva per fare un protocollo multifattoriale che da una parte permettesse di sviluppare delle procedure operative standard e controllo qualità che uniformasse la raccolta e l'interpretazione dei dati in tutti i laboratori, dall'altra parte permettesse di valutare l'accuratezza dei marchi avanzati o l'eventuale identificazione di nuovi marcatori. E infine tutto questo nell'ottica di costruire una rete per la diagnosi, la cura e l'assistenza ai pazienti con demenza a cui trasferire questo protocollo. Il programma coinvolge una serie di centri esperti sull'Alzheimer, che, come vedete, dalle stelline rosse sono uh, distribuiti su tutto il territorio nazionale. I centri sono stati selezionati in base ad una comprovata esperienza sui problemi oggetto di studio, sulla loro produttività e complementarietà. Quindi. Sotto l'egita del coordinamento dell'Istituto Besta sono stati fatti, sono stati disegnati quattro progetti, eh, che sono in qualche modo eh, tra di loro correlati: uno per la ricerca e la validazione di marcatori genetici e biochimici, capitanato dal, dal dottor Fabrizio Tagliavini del Besta. Uno sulla ricerca e sulla validazione di marcatori di imaging ed EEG che invece è eh, coordinato dal professor Giovanni eh, Frisoni del Fate Bene Fratelli di, Gen di Brescia. Uh, un terzo sugli indicatori cognitivi comportamentali e sulla uh, possibile effetto della riabilitazione che invece è coordinato dal dottor Gianfranco Spalletta del Santa Lucia di Roma ed infine un quarto uh, che prevede appunto il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale che è coordinato dal dottor Giancarlo Fontana della Regione Lombardia coadiuvato dalla dottoressa Filippini del uh, BESTA. Questi eh, progetti sono stati disegnati in modo che vi fosse una uh, stretta correlazione tra le diverse unità operative, che come vedete sono molte, che partecipavano al singolo progetto, ma soprattutto perché vi fosse un trasferimento di informazioni da un progetto uh, all'altro. Per fare questo abbiamo dovuto mettere in piedi e in qualche modo utilizzare una struttura organizzativa piuttosto complessa, con un, un organo di governo del programma che comprendeva i capi dei quattro eh, progetti più il nostro direttore scientifico e un organo di governo dei singoli progetti che era dato dal eh, PI che era in comunicazione costante con le unità operative eh, le cui afferivano. Abbiamo fatto due riunioni plenarie, agli incontri hanno partecipato tutte le UOCO coinvolte nei quattro progetti afferenti al programma strategico, una di start-up che ha consentito in qualche modo di avere una visione di tutto il programma e, ehm, e di definire più specificamente i compiti delle singole unità operative ed un progress report meeting che è stato fatto nel gennaio di quest'anno che eh, ha visto la partecipazione di tre reviewers esperti, in qualche modo abbiamo tentato di avere una sorta di advisory board esterno che in qualche modo valutasse il lavoro che era stato fatto e ci desse delle eventuali azioni eh, correttive. In particolare erano presenti il professor Stefano Cappa, il professor Orso Bugiani e il professor Gambetti de, eh, di Cleveland negli Stati Uniti. <coughs> Vi do molto rapidamente i risultati di questi progetti. Il primo progetto, come vi dicevo, era la ricerca di fattori di rischio eh, genetico e marcatori biologici periferici di eh, conversione MCI Alzheimer. Prevedeva quattro work package. Il primo era la produzione, e la definizione di procedure operative standard per l'analisi di corale dei marcatori che attualmente sono considerati... Ehm, eh, importanti per la diagnosi di Alzheimer, e de questa definizione è stata fatta, le SOPS sono condivise tra i centri che le hanno testate e stanno per essere eh, mandate a tutti i laboratori eh, nazionali. Per quanto riguarda la caratterizzazione di nuovi marcatori biochimici e o predittivi di conversione di eh, MCI Alzheimer, abbiamo ottenuto una serie di ottimi risultati sia per quanto riguarda la possibile detezione di oligomeri a beta, che di frammenti troncati di beta nel siero nel liquor eh, che per quanto riguarda l'attività della cistatina C come eh, predittore di, di conversione, così come altri marcatori sierici, come le in particolare l'interleuchina 18 sembra essere utile nella predizione della conversione MCI Alzheimer, e abbiamo dimostrato anche la presenza di autoanticorpi contro la beta nel sangue dei pazienti con MCI. La stessa cosa è stata fatta per i marcatori genetici di cui abbiamo validato in qualche modo eh, la um, presenza di alterazioni del gene della, della cistatina T, di alcune varianti alleliche coinvolte nel processamento di A beta e dell'aplotipo eh, del eh, H1C del gene MAPT, mentre sono state escluse eh, come fattori di rischio le varianti alleliche dei geni coinvolti nella risposta infiammatoria. Eh, per quanto riguarda il progetto 2, invece che era eh, capitanato dal eh, da, da dottor Giovanni Frisoni, anche questo era eh, diviso in quattro work package, ognuno dei quali in qualche modo... Sì. Allora, sono state prodotte le procedure operative standard per l'atrofia delle strutture, come misurare l'atrofia delle strutture temporali mesiali, così come quelle della FDG PET e così come alcuni parametri riguardanti le G e la MEG. Eh, per quanto riguarda il progetto 3, anche questo in qualche modo eh, voleva identificare dei nuovi marcatori di tipo comportamentale cognitivo e voleva valutare anche l'effetto della riabilitazione cognitiva. Eh, I eh, risultati più importanti sono che in realtà occorre tenere presente anche i sintomi neuropsichiatrici nella valutazione della progressione dell'Alzheimer ed in particolare eh, l'apatia. Che è un eh, indicatore importante di progressione. Eh, il progetto 4, che era quello che eh, mi premeva un attimo di più di presentarvi, eh, era una sperimentazione di una rete diagnostica terapeutica ed assistenziale per il trattamento dei pazienti con demenza. Che è il primo esempio in Lombardia ed in Italia di una rete organizzata. La Regione Lombardia già nel 2009 aveva emesso un decreto in merito all'organizzazione in rete di cui aveva individuato i nodi della rete integrata, ma in cui non vi erano i contenuti. Fondamentalmente eh, ci siamo costituiti in un comitato che comprendeva rappresentanti dell'ASL, dei medici di medicina generale, dei medici di primo livello, che sono gli ambulatori territoriali, e del secondo livello, che sono invece gli ospedali. Abbiamo fatto un corso di formazione. Eh, a cui hanno partecipato tutte queste figure professionali, riuscendo a condividere il PDTA e a formare sostanzialmente i medici di medicina generale perché fossero in grado di somministrare un mini mental. Eh, è stato prodotto quindi un protocollo con criteri di inclusione, di esclusione, di outcome e quant'altro e questo sostanzialmente è il PDTA. <coughs> Che ha ricevuto l'approvazione del comitato etico della ASL di Milano è stata prodotta anche una scheda elettronica e fino ad oggi sono stati reclutati 151 pazienti. Eh, in conclusione. Eh, questo programma strategico ha consentito la collaborazione di 30 gruppi italiani esperti che operano nel settore della demenza su tutto il territorio nazionale, permettendo di istituire o implementare collaborazioni tra gruppi anche con competenze diverse. Tali collaborazioni hanno permesso di ottenere oltre 35 pubblicazioni con specifico acknowledgement al PS39. Eh, e oltre 10 di esse hanno autori appartenenti a, dieci, a progetti diversi ad indicazione di una reale eh, interazione tra eh, i partecipanti al progetto. È stata prodotta inoltre una revisione Cochrane e un PDTA sperimentale nelle cui linee essenziali è già stato recepito anche da una grande ASL italiana, l'ASL di Milano, che è formata da 5 distretti che opera su più di 1.300.000 cittadini. Eh, grazie mille, veramente un ottimo, un ottimo lavoro svolto, impressionante. Bene, eh, chissà se è soddisfatto il suo direttore scientifico, forse no. Eh, eh, bene, io oh, credo che questa vada commentata almeno con qualche, un pa, una domanda e poi chiudiamo, liberati. C'è qualcuno che. Beh, io credo che. Se, allora, la faccio io la domanda rapidissima. Io credo che sia stato fatto un ottimo lavoro. Eh, naturalmente, eh, com, dichiaro un conflitto di interesse nel senso che sono parte in causa in alcune di queste eh, situazioni che sono state illustrate, però minoritarie rispetto alla maggioranza del, del lavoro. La cosa più importante, a mio parere, è stata quella della standardizzazione, dei, eh, una delle più importanti, ha a che fare con la standardizzazione delle procedure necessarie per l'identificazione dei barker biochimici. Questo mi sembra un lavoro di straordinario interesse e di straordinaria utilità. Eh, credo che abbiate raccolto un grande numero di campioni e che questo ci darà delle informazioni finalmente. Vabbè, faccio un commento e grazie. Penso che lei abbia accolto uno degli aspetti principali di questo progetto, che appunto eh, era quello di armonizzare quantomeno il modo di eh, raccogliere, il modo di testare e anche di, eh, di andare a vedere quali sono i risultati e questo è stato possibile, sia per quanto riguarda i marcatori biochimici, ma anche per i marcatori radiologici, che eh, anche per questi mancano eh, proprio delle linee guida con cui raccoglierli.